Consiglio regionale della Toscana, un anno di bilancio, tutti i numeri del Consiglio presieduto da Antonio Mazzeo, Consiglio sempre più aperto ai cittadini e sguardo rivolto ai giovani. Rigenerazione Toscana, orti urbani e impianti sportivi a Castelnuovo Berardenga. Sport Scaramelli premia Alice Volpi, oro nel fioretto individuale e a squadre ai Mondiali 2023. Spazio anche alla solidarietà con una cena di beneficenza nei giardini della Casa del Popolo. Teatro al via la nuova stagione del Teatro Corsini di Barberino del Mugello. Presentato dal Consiglio regionale della Toscana il bilancio dell'ultimo anno dell'Assemblea legislativa presieduta da Antonio Mazzeo. Con Mazzeo a presentare i numeri del Consiglio regionale della Toscana, i consiglieri dell'Ufficio di Presidenza, i vicepresidenti Marco Casucci e Stefano Scaramelli, i consiglieri Gazzetti, Fratoni e Petrucci, non era presente soltanto Marco Stella e i presidenti delle commissioni. Nell'occasione il presidente ha presentato una pubblicazione che raccoglie numeri ed elementi salienti dell'attività del Consiglio regionale. Sentiamo le parole del presidente Antonio Mazzeo. Ma i rapporti sono assolutamente positivi, stiamo lavorando bene insieme, tanto che le proposte di legge o di delibera che arrivano dalla Giunta in tempi molto rapidi vengono discussi nelle commissioni e poi approvate in Consiglio regionale, con quelle che possono essere i miglioramenti che il Consiglio decide di apportare. Consentitemi di ringraziare tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, di ringraziare i presidenti di commissione, tutto lo staff, gli uffici, perché il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi è frutto soprattutto del loro impegno e del loro lavoro. Le presenze, siamo intorno al 96% dei colleghi consiglieri, mettono in evidenza l'importante lavoro che ognuno di loro porta avanti. È stato un anno diverso dal solito, è stato l'anno della ripartenza, siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Lo abbiamo fatto ponendo sempre i giovani al centro delle nostre scelte politiche, anche delle risorse che abbiamo deciso di utilizzare verso di loro, sostenendo i progetti che ci arrivavano dai territori. Insomma, un po' un cambio di paradigma, lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica e facendo in modo che quelle risorse dessero risposte a problemi concreti, reali, penso ai parchi gioco inclusivi, piuttosto che a iniziative per la promozione della lettura. Insomma, un lavoro fatto tutti insieme. Permettetemi una sottolineatura per me importante. In Ufficio di Presidenza la quasi totalità delle scelte è stata fatta all'unanimità, senza differenza tra maggioranza e opposizione, con l'obiettivo di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, ai nostri amministratori locali che faticano. Insomma, l'obiettivo era quello di avvicinare il Consiglio regionale alle cittadine e ai cittadini. Non spetta a me dirlo, ma dalle risposte che riceviamo direi che la strada che abbiamo tracciato è quella corretta. Volevamo fare di questo luogo una casa di vetro, un luogo più trasparente, in modo tale da dare più risposte e risposte migliori ai cittadini, e mi pare che è un altro pezzo che abbiamo portato avanti. E infine l'obiettivo era quello di dare voce a chi aveva meno voce, e grazie al lavoro di tutte le colleghe e i colleghi ci stiamo riuscendo. Pensate alle tante iniziative, alle mostre, alle conferenze stampa in cui tutti i comuni, da quello più piccolo a quello più grande, hanno uno spazio di accoglienza, di sostegno e di supporto. Questa è l'idea di Toscana che abbiamo. E adesso il commento dei due vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci. 3 anni di esperienza dell'Ufficio di Presidenza, per quanto mi riguarda 3 volte rieletto vicepresidente del Consiglio regionale, un motivo di grande soddisfazione, un lavoro di squadra insieme al presidente Mazzeo e agli altri colleghi che ci ha visto protagonisti nella gestione non soltanto del palazzo, dell'aula, delle relazioni con i giovani, tante le leggi, le iniziative, anche di iniziativa che hanno portato a rendere i giovani protagonisti delle loro esperienze, la Toscana che diventa un elemento identitario, il Consiglio regionale
regionale Casa dei Toscani, che si è riappropriata di una funzione importante. La nostra esperienza parte dopo il Covid e oggi si ripropone per gli ultimi 2 anni del nostro mandato, sempre positiva, sempre con la possibilità anche di dare opportunità alle imprese, se pensiamo alla grandissima opportunità che diamo a tante aziende toscane di presentarsi in America per avere opportunità di crescita. I giovani sono stati al centro del mio agire personale, soprattutto quando abbiamo dato loro opportunità di poter gestire degli eventi in proprio, l'opportunità di riappropriarsi della conoscenza delle nostre attività e soprattutto della possibilità di fare un progetto innovativo che partirà nelle prossime settimane, quello dell'identità toscana, consentire loro di conoscere la Toscana e conoscere le esperienze dei loro coetanei. Quindi un consiglio regionale, una vicepresidenza che per quanto mi riguarda è saldamente nel campo della maggioranza di governo di questa regione, che ha dimostrato che in questi anni anche la possibilità di innovare, credo questo sia stato un elemento importante nella tradizione e nella rappresentanza ovviamente istituzionale di un ruolo che comunque è importante per quanto riguarda tutti i cittadini toscani. Innanzitutto occorre dire che questo è il primo anno non condizionato dal Covid, quindi il palazzo si è aperto di più verso l'esterno per portare qui iniziative che potessero attirare l'attenzione dei toscani. Il collegamento con il territorio è stato fatto e continuerà ad essere fatto perché è utile e sta producendo dei risultati importanti. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche strumenti operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la regione toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cergofili 30 anni fa. I toscani devono ricordarsi che cosa è stata la grande storia dei toscani. Anche la festa della Toscana viene sempre portata avanti in modo positivo, e siamo a dire che dobbiamo lavorare come istituzioni per cercare di renderci utili nei confronti dei toscani tutti. Certo, bisogna sempre più cercare una sinergia, una collaborazione, perché è sempre fondamentale che le opposizioni, così come la maggioranza, siano ascoltate. Presenti anche i presidenti delle commissioni. Noi sentiamo i commenti di Giacomo Bugliani, Affari Istituzionali e Bilancio, Lucia De Robertis, Ambiente e Territorio, Cristina Giachi, Cultura, Alessandro Capecchi, Controllo. Ancora nell'ultimo anno l'attività della prima commissione si è dimostrata particolarmente intensa, perché è da questa commissione che transitano gli atti finanziari principali che riguardano la vita della regione toscana e che toccano tutti i cittadini. Come ogni anno quindi si sono trattati, oltre che il bilancio di previsione, diverse variazioni di bilancio che hanno portato importanti risposte al territorio toscano, ma anche il documento di economia e finanza che traccia, in armonia con il programma regionale di sviluppo, le linee strategiche per il futuro della regione toscana. Quello di quest'anno è stata un'attività particolarmente significativa sotto il profilo della programmazione, poiché la prima commissione ha licenziato, anche all'esito di una serie importante di consultazioni molto partecipate, il programma regionale di sviluppo, l'atto di programmazione principale della regione toscana, che ha finalmente visto la luce e al quale si andranno ad uniformare tutte le scelte strategiche che la giunta regionale e anche il consiglio, per quanto di sua competenza, andranno a svolgere negli anni residuali di questa legislatura. Si tratta peraltro di una commissione dedicata anche agli affari istituzionali, intensa è l'attività di collaborazione con le figure garanti della Regione Toscana, in particolar modo con il garante per i detenuti, con il quale da tempo la prima commissione sta effettuando una serie di visite istituzionali in tutti gli istituti di pena della Regione Toscana. Anche quest'anno si sono svolte molte di queste importanti momenti di confronto con la popolazione carceraria, che continueranno fino al termine di questa legislatura, quando la prima commissione elaborerà una proposta di risoluzione proprio sul tema della tutela della salute nelle carceri.
Si tratterà quindi di affrontare questo scorcio di legislatura che ancora ci attende, soprattutto l'anno prossimo, a brevissimo con una nuova variazione di bilancio, con il bilancio di previsione per il 2024, che saranno poi gli atti principali che daranno vita a soluzioni e a proposte che riguarderanno direttamente la vita di tutti i cittadini toscani. Sì, è sicuramente l'obiettivo più importante quello dell'approvazione del piano dell'economia circolare, ci ha impegnato davvero tante sedute, abbiamo audito decine di soggetti che secondo noi devono dire la propria rispetto a questo importante piano, ci siamo occupati poi dei parchi, delle riserve naturali, abbiamo iniziato dal percorso di revisione della legge 65 che è la legge legata all'urbanistica, dobbiamo adottare altri piani come il piano dell'area, insomma ci sono ancora tante cose, tante pagine da scrivere per questa Toscana in un settore, quello dell'ambiente, che vede su di sé concentrata l'attenzione di tantissimi giovani. Questo è l'obiettivo che io mi darei dal punto di vista politico, non deluderli rispetto alle azioni che mettiamo in campo, perché la Regione può far tanto su questo argomento. Noi dobbiamo essere impegnati, abbiamo visto ora l'ultima norma che sarà rivista a breve, quella sui caminetti, insomma dalla commissione, è una delle commissioni nel quale se si fa un provvedimento poi il giorno dopo se ne parla, non so perché, forse sarà che si tocca la carne viva dei cittadini, quindi dobbiamo essere davvero attenti, intercettare le risorse che ci vengono dall'Europa, che ci vengono dal PNRR per provare a rendere la Toscana un territorio attrattivo non solo dal punto di vista delle risorse, ma nel quale quelle risorse sono spese bene perché c'è un ambiente che li accoglie, dove si vive bene. Apro una parentesi che è il mare, è la grande risorsa di questa grande regione, dobbiamo lavorare perché i porti siano messi in sicurezza, per sfruttare anche dal punto di vista turistico questa risorsa straordinariamente per noi importante. Presto andremo nelle Alpi Apuane per vedere le cave di marmo, anche quello è un grande settore che deve coniugare il rispetto dell'ambiente con l'economicità di quei territori, quindi insomma ancora di cose ce n'è da fare e siamo qui in collaborazione con gli assessori di nostro riferimento e proviamo a dare il nostro contributo anche critico. Spesso fortunatamente troviamo anche negli assessori un interlocutore che sa ascoltare, non ci arrivano pacchetti preconfezionati, la Commissione ci mette un po' del suo. Beh, la Commissione Cultura è stata impegnata, oltre alle attività ordinarie che l'hanno vista riunirsi per le 39 sedute e affrontare tutti gli atti di ordinaria amministrazione che riguardano gli enti culturali facenti capo alla Regione e i sostegni e i contributi che dalla Regione partono verso il territorio sulle attività culturali, è stata impegnata particolarmente nella gestione degli stati generali della cultura in Toscana. Dopo l'apertura della pagina online e i questionari somministrati, il periodo di sondaggio, abbiamo cominciato a tirare le fila con una lunga serie di audizioni che hanno visto partecipare in presenza e a distanza numerosissimi operatori culturali di tutti i settori del mondo dello spettacolo, della musica, dei musei, delle istituzioni culturali, anche le fondazioni bancarie. Abbiamo cominciato a tracciare un profilo della Toscana della cultura, immaginando quale potesse essere il destino delle politiche culturali regionali. L'obiettivo fondamentale sarebbe quello di trasformare la cultura da un puro e semplice centro di costo a un vero motore di investimento strategico per un territorio come il nostro, che ha nella cultura uno dei suoi profili identitari più significativi e più noti nel mondo, oltre che più attrattivi anche per l'indotto turistico che esso genera, oltre che per gli effetti diretti dal punto di vista della creatività che porta sui territori, avere un'offerta e soprattutto essere sede di produzione culturale a tutti i livelli. Quindi il tema delle residenze artistiche, il tema di favorire gli artisti e tutti gli operatori di cultura nell'esercizio delle loro attività sul territorio sarà uno degli obiettivi delle politiche del futuro. Quindi ci apprestiamo, diciamo, sulla scorcio di questo anno, inizio del prossimo, a concludere il percorso degli stati generali e ad offrire alla cittadinanza tutta, ai toscani e alle toscane, i risultati di questo lavoro prezioso di ascolto e di
censimento oltre che di disseminazione di prospettive nuove. È un bilancio importante, abbiamo ascoltato tanti dei nostri interlocutori, coloro che guidano gli enti e le società partecipate a cui la Regione appunto ha conferito mandato e patrimonio per svolgere determinati servizi. Ci sono tante situazioni complesse da affrontare, dalla situazione delle terme, in particolar modo Terme di Montecatini S.P.A., Fidi Toscana, Firenze Fiera, situazioni in chiaroscuro in cui la Commissione trasversalmente ha posto domande cercando anche insieme delle soluzioni. In più il compito naturalmente di verificare il bilancio consolidato delle l'ente e il bilancio e il rendiconto, diciamo, e va poi con la procedura di parifica alla Corte dei Conti, e anche la volontà di dire la nostra sul patrimonio, perché la Regione ha un patrimonio enorme sia di beni materiali ma soprattutto immateriali e tantissimi beni immobili che dovranno essere oggetto di un'attenta rivisitazione, scegliendo ciò che è strategico da ciò che non lo è, cercando quindi di razionalizzare la spesa e di rimettere quante più risorse possibile al servizio dei cittadini. A Castelnuovo Berardenga, in provincia di Siena, nascono nuovi spazi inclusivi e di aggregazione sociale, grazie al contributo del Consiglio regionale nell'ambito del bando Rigenerazione Toscana. Così come previsto dalla legge 3/2022, lo scorso 27 ottobre sono stati aperti impianti sportivi e orti urbani. Sentiamo le parole di Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale, e di Fabrizio Nepi, sindaco di Castelnuovo Berardenga. Due interventi importanti cofinanziati dalla Regione Toscana, un'iniziativa che il Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza ha voluto con forza, e la dimostrazione di come anche le piccole comunità, come in questo caso Ponte Abbozzone, Comune di Castelnuovo e Berardenga, hanno beneficiato di finanziamenti e la presenza nel territorio di interventi che consentono alle persone di avere una forma di socialità, se pensiamo agli orti urbani, se pensiamo ai parchi giochi che consentono anche l'integrazione per ragazzi disabili, tante iniziative che rendono vive le nostre comunità, una comunità che è fatta e si fonda nel nostro territorio anche con tante piccole realtà locali, dove le persone dentro queste iniziative ritrovano il senso di comunità. Questa è la Regione Toscana, questo è il Consiglio regionale, questo è anche il mio lavoro, quello di finanziare, sostenere, accompagnare le nostre comunità in questi interventi. Ho scelto questo intervento per essere presente, per testimoniare tanti realizzati e finanziati in questo anno dalla nostra iniziativa come Regione Toscana. Per il Comune oggi è un giorno importante perché inauguriamo tre opere: gli orti urbani, che è un progetto nato e finanziato dalla Regione Toscana, è un progetto nato per valorizzare e includere luoghi della realtà urbana del nostro comune e fare progetti inclusivi e di condivisione fra i cittadini. Come hanno visto gli ospiti di questo pomeriggio, questo luogo è diventato molto bello, con la possibilità di produrre ortaggi, quindi con delle finalità sia sociali che anche di sostegno e di aiuto alle famiglie, ma soprattutto è diventato un luogo di aggregazione e di ritrovo per il paese. Fra poco andremo anche a inaugurare il nuovo parco giochi con dei giochi inclusivi, quindi anche per bambini con disabilità, e anche quello lo abbiamo voluto fortemente attraverso un bando a cui abbiamo partecipato con risorse provenienti anch'esse dalla Regione Toscana, per creare dei luoghi di comunità dove tanti cittadini si potessero ritrovare. La giornata si concluderà poi con l'inaugurazione degli impianti sportivi a Geggiano, che è un luogo qua vicino dove l'amministrazione comunale ha investito circa 100.000 euro per la rigenerazione degli impianti sportivi, sia in termini energetici che di riqualificazione dell'area dei giochi. Sport e solidarietà si sono incontrati lo scorso 28 ottobre a Ponte d'Arbia per festeggiare Alice Volpi, medaglia d'oro nel fioretto individuale e a squadre ai mondiali di Milano 2023 dello scorso luglio. Alla giovane atleta senese il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli, e il sindaco di Monteroni d'Arbia, Gabriele Berni, hanno consegnato un riconoscimento per i meriti sportivi conquistati. Sentiamo le loro parole. Qua sono nata e cresciuta, è tutta una grande famiglia, ci sono gli amici con cui sono cresciuta, i vicini di casa, ci conosciamo tutti, veramente stasera siamo in tanti ma conosco ogni persona che è qua. No, le vacanze sono già finite purtroppo, e sono già la quinta settimana di allenamento e lunedì inizieremo un ritiro a Chianciano Terme, quindi qua vicino.
in vista della gara di dicembre. La soddisfazione da parte mia di poterle consegnare una targa di riconoscimento come Regione Toscana in veste di vicepresidente, perché Alice è ovviamente una ragazza che è nata nel nostro territorio, è cresciuta, è legata al territorio, ha mantenuto dei rapporti e poi ha avuto dei successi e dei meriti sportivi straordinari. Rappresenta non soltanto Monteroni, ovviamente Siena, la Toscana, nel mondo, l'Italia, e questo oggi è la soddisfazione di una regione che le vuole riconoscere il merito, di una ragazza che poi è semplice, che è cresciuta in una piccola comunità come Ponte d'Arbia ed è rimasta molto legata, molto umana nei saluti, nelle amicizie, nei contatti. È una persona che appunto è rimasta veramente legata al nostro territorio. Questa è la soddisfazione di avere, diciamo, la possibilità di avere una grande campionessa a livello mondiale, e quindi oggi questo riconoscimento e questa festa è un abbraccio da parte mia, la possibilità di riconoscerle tutti i meriti da parte della Regione Toscana. Quindi teniamo stretta il legame con Alice e con la sua terra e con la nostra terra. È una serata di festa, appunto, è sempre un piacere accogliere Alice, e ci fa anche questo regalo, è un'occasione anche, come dire, di ritrovo, di unità di tutta la comunità che attorno a lei, insomma, si unisce a lei per festeggiare i suoi successi sportivi, che secondo me sono anche la dimostrazione di come nella vita, partendo da un piccolo paese di provincia, quindi dalla periferia, con talento ma anche capacità, determinazione, impegno e voglia di fare, si possono raggiungere risultati importanti. Nel caso di Alice addirittura, ecco, salire sul gradino più alto degli campionati del mondo, appunto, che si sono tenuti quest'anno a Milano. Voglio anche ringraziare Alice in maniera particolare perché è un esempio per quello che riguarda appunto i risultati che consegue nel mondo dello sport, ma si fa anche, come dire, spesso testimonial di messaggi importanti in ambito sociale, nel campo dell'assistenza alla persona, su quelle che sono le battaglie per ribadire il principio della legalità. Insomma, ecco, siamo davvero onorati che Alice sia una nostra cittadina. Ovviamente quello di stasera è anche un'occasione per rinnovargli gli auguri anche per le sue prossime occasioni, per i suoi prossimi, mi auguro, successi. Presentata la nuova stagione del Teatro Corsini di Barberino del Mugello. Prosa, concerti, ma anche teatro, ragazzi, scuola di teatro, mattinee per le scuole, un carnet di proposte che vogliono rendere il teatro un luogo pubblico, uno spazio di crescita culturale, di scambio, di ospitalità, punto di riferimento per l'intera provincia. Un nuovo periodo di attività e di progettualità condivisa con il sostegno dell'amministrazione di Barberino del Mugello, della Regione Toscana, attraverso il progetto delle residenze artistiche e culturali e del Ministero della Cultura, per continuare a incidere in maniera significativa sul welfare culturale dell'intero territorio mugellano e per rivolgersi a pubblici multiculturali e multigenerazionali. Il Teatro Corsini di Barberino è un orgoglio per la Toscana, ha detto Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. Il Teatro Corsini di Barberino è un orgoglio per la nostra regione. L'impegno che la compagnia Catalyst porta avanti dà il segno di quella che è la nostra idea di Toscana, perché il teatro è un luogo di incontro, il teatro è un luogo di scambio, il teatro è un luogo che rappresenta l'identità di un territorio, in grado di far crescere proposte che nascono a Barberino, ma anche la capacità di saper attirare artisti sul territorio. Il teatro è libertà e ogni volta che si investe in cultura, si investe in teatro, si investe in coscienza critica per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Grazie al sindaco Mongatti per essere oggi qui insieme a noi, grazie a tutta la compagnia per il lavoro importante che porta avanti, e noi cerchiamo sempre, e qui sono anche con il collega Pescini, di dare voce a tutte quelle esperienze belle che nascono dai nostri territori. La compagnia Catalyst con il Comune ha realizzato in questi anni un'attività teatrale sempre più significativa, ha aggiunto Massimiliano Pescini, consigliere regionale. È un piacere, oltre che un dovere, presentare una stagione così ricca, così importante. Basta vedere i nomi, basta vedere quello che negli anni, non solo quest'anno, l'anno che verrà, ma negli anni la compagnia Catalyst insieme al comune di Barberino sono riusciti a fare, trasformando il teatro Corsini via via negli anni
come un luogo di riferimento per tutta la cultura, non solo mugellana o di Barberino, ma metropolitana. E questo è segno di grande qualità ed è segno anche di grande radicamento sul territorio attraverso le mille attività che coinvolgono una comunità. Si parte dalla comunità per poi arrivare a livelli di qualità molto molto alti, e di questo non possiamo che essere felici ed essere qui a presentare ancora una volta un grande sforzo, facendo i complimenti per l'impegno che Catalyst e il Comune di Barberino mettono ogni anno nella preparazione della stagione teatrale ufficiale, ma non solo nella preparazione della stagione teatrale ufficiale. Sono felice di essere sindaco di un comune dove c'è una realtà teatrale così viva, ha detto Giampiero Mungatti, sindaco di Barberino. Allora, intanto io sono molto orgoglioso di essere il sindaco di un comune dove c'è un teatro così vivo e che presenta anche quest'anno, e quest'anno forse ancora di più, una stagione ricca di nomi di grandissimo livello. Abbiamo Aldo Cazzullo, abbiamo Paolo Rossi, abbiamo i Modena City Rembrandts che saranno all'apertura di domenica prossima. Il livello è molto alto grazie proprio al fatto che il teatro è gestito da 19 stagioni dalla compagnia Catalyst, che davvero ci tengo a ringraziare perché ha fatto in questi anni un lavoro bellissimo, sempre in crescendo, riuscendo anche a superare momenti difficili. Abbiamo avuto da gestire un sisma importante, la pandemia. Nonostante tutto questo, siamo qui oggi a presentare un programma così ricco e importante. E l'altra cosa che mi piace sottolineare è che, nonostante il livello, diciamo, di questa programmazione sia così alto, c'è anche tutta una parte che Catalyst fa insieme al Comune di relazione con l'associazione del territorio, e quindi oltre a i nomi importanti è un teatro che vive quasi quotidianamente di tante iniziative, per cui sono orgoglioso, contento e ringrazio Catalyst per questo. In questi anni ci siamo presi cura del teatro e del pubblico di Barberino, ha detto Riccardo Combi, direttore artistico. Allora, quello che caratterizza quest'anno è che 19 anni che abbiamo la direzione del teatro, e insieme a tutta la compagnia in realtà ci siamo presi cura di questo teatro e del pubblico di Barberino, riuscendo a costruire una rete anche a livello regionale e nazionale, a livello regionale con le residenze artistiche, a livello nazionale offrendo sia coproduzioni che invece, grazie al teatro, un luogo vero e proprio dove poter preparare, prima di andare in scena, gli spettacoli alle varie compagnie che ci sono a livello nazionale.